Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, l'avvocato Bonafine, che mi ha delegato questo ruolo così importante e di cui vado fiera, perché comunque è un'iniziativa veramente valida e importante per i ragazzi. Devo ringraziare il dirigente scolastico, il professore Lorenzo Sant'Andrea, che con entusiasmo ha accolto subito la mia proposta e abbiamo aderito subito con appunto grande entusiasmo all'iniziativa. Un progetto che dà modo ai ragazzi di sviluppare il pensiero, la parola e di confrontarsi con altri studenti di altre scuole e la cosa importante di tutta Italia, di modo tale che i ragazzi avranno quindi la possibilità di allargare la loro mente, le loro idee e vedere anche altri ragazzi della loro età come la pensano e come contraddire appunto anche una teoria, un'idea che per loro magari è valida. Quindi massimo entusiasmo, speriamo di essere, insomma, di poter partecipare sempre così e volevo giusto un attimo dare la parola al mio dirigente scolastico che oggi ci ospita e che ha ospitato tutti i ragazzi che parteciperanno alla formazione e vari avvocati dell'Ordine e del Tribunale di Lago Negro che sono qui presenti e volevo ringraziare appunto a nome mio personale e dell'Ordine il dirigente scolastico che in questo momento ci sta ospitando a scuola. Allora, questo è un progetto molto importante. L'Ordine Nazionale degli Avvocati ha promosso questo progetto sulla legalità, in rispetto delle regole, della cittadinanza, e rispetto proprio della persona e quindi noi abbiamo accolto l'invito di partecipare con i nostri studenti a questo progetto. Sono 6 classi interessate, ci sarà una competizione nazionale, il progetto si intitola Dire e Contraddire proprio per quanto riguarda questi aspetti che ho citato prima. La nostra scuola è sempre attenta a questi momenti di educazione civica perché noi abbiamo dei percorsi di educazione civica e la legalità è il centro di questo percorso e quindi pensiamo che queste attività possano far crescere proprio l'educazione alla cittadinanza, al rispetto delle regole, alla responsabilità civile, perché noi sì, formeremo, costruiamo il futuro di questi ragazzi come competenze tecniche e professionali, però ovviamente l'aspetto principale è formare i cittadini e io penso che una scuola debba fare e il Miraglia è sempre attenta a queste problematiche. Questo progetto preside a una referente che è la professoressa Leonasi, anche avvocatessa, e ha scelto come scuola appunto l'ISIS Miraglia, sì. Che collaborerà a questa specie di torneo. Sì, è vero, la professoressa è stata attiva, si è attivata subito, ha appena avuto l'occasione di poterci proporre questo progetto e abbiamo iscritto queste 6 classi, sia 2 classi del classico, una classe del liceo scientifico, abbiamo 3 classi dell'istituto professionale e 2 classi dell'istituto tecnico. Quindi che mi fa molto piacere che i nostri docenti sono sempre presenti e propositivi per queste iniziative, perché anche loro hanno intuito che la scuola ovviamente va oltre l'aspetto didattico e deve completare gli studenti e noi speriamo anche di vincere. È un progetto che è stato portato avanti dal CNF e che ha proprio come scopo quello di recuperare la capacità di parlare. Oggi si legge poco e di conseguenza si pensa poco e si scrive male. C'è necessità di recuperare dei dibattiti che non siano soltanto delle occasioni per sopraffare gli altri, quindi occasioni di scontro, ma che divengano possibilità di incontro e da qui la capacità di convincere il pubblico della bontà delle proprie tesi con la forza degli argomenti. E questi argomenti quali possono essere per interessare soprattutto i giovani di oggi? I temi che sono stati individuati dagli istituti sono temi di retorica che abbracciano il diritto e la filosofia. Ovviamente sono tagliati su misura rispetto alle scuole di istruzione secondaria che partecipano al progetto. Ma al di là dei temi, lo scopo è quello di abituare i ragazzi a ragionare e ad argomentare. Quindi non urlare, ma
portare avanti un proprio pensiero facendo prevalere la forza degli argomenti. Presidente, certo che questi social ci hanno rovinato. Lei parlava del fatto che si legge poco, si parla poco. Ormai è tutto social, dai guai personali alle faccende nazionali e internazionali, ci si scrive e si scrive sempre sui social e solo su quelli. Sì, c'è un appiattimento culturale che porta anche ad un appiattimento del linguaggio, ci si esprime con i segni, con gli emoticon, mi pare che si chiami sì, così, mi pare di sì. Io non amo i social, questo credo si sia capito, e questo porta ad un'ulteriore perdita anche di credibilità del mondo scolastico come del mondo delle professioni. Entrambi, scuola e avvocatura, abbiamo necessità di recuperare una funzione sociale che negli ultimi anni è stata quantomeno offuscata.